Se volete acquistare crediti, passate da fifaeasy.com con il codice malati15, avrete l'8% di sconto. Link e codice coupon qui sotto in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qui è Red per noi Malati di Foot e sono qui oggi a portarvi la player review di Arnautovic Sif Upgrade. Arnautovic si presenta con un 82 di overall, quindi più 4 rispetto alla sua versione oro rara 78 e più 3 rispetto alla sua versione oro rara 79 upgrade. Inoltre Arnautovic presenta 4 stelle piede debole, 4 stelle skill, piede preferito destro, in 14 partite mi ha realizzato 11 gol e 2 assist. Allora ragazzi, partendo subito con l'analizzare pro e contro di questo giocatore, voglio parlarvi della velocità. Velocità che a mio parere è il suo unico contro. Ebbene sì ragazzi, il suo unico contro a mio parere è la velocità. Velocità che si traduce in un 80 di velocità sulla carta, un 81 di accelerazione e un 79 di sprint speed, ossia di velocità scatto. Allora ragazzi, la sua velocità è abbastanza bassa e a mio parere risulta anche di meno in game. E niente ragazzi, e lui comunque è alto 1,92 m, quindi sarebbe abbastanza un qualcosa di alieno se fosse, che ne so, se avesse un 90 di velocità. Magari una sua carta tozza potrebbe portarci un 85 magari di velocità, ma la vedo dura già solo a pensare che lui è scatozza, per il semplice motivo che comunque gioca il campionato più importante del mondo insieme alla Liga, quindi possiamo capire chi potrà uscire al suo posto nei Team of the Season. Quindi ragazzi, la sua velocità è l'unico contro. Allora ragazzi, partendo subito con l'analizzare il suo primo e più grande pro, voglio parlarvi del tiro. Tiro che si traduce in un 83 sulla carta, un 88 di posizionamento, un 79 di finalizzazione, un 86 di potenza tiro, un 80 di tiro dalla distanza, un 91 di tiri al volo, un 87 di rigori, un 80 di precisione munizioni, un 85 di tiri a giro e un 75 di precisione testa. Ragazzi, il suo tiro è un qualcosa di incredibile, mi è piaciuto tantissimo il suo tiro e tutti i tipi di tiro, tiri a giro con il suo 85 d'effetto, il long shots mi è piaciuto seppure abbia solamente 80 nelle statistiche, ma a me sembrava molto di più. L'86 di potenza tiro si fa sentire, l'88 di posizionamento altrettanto e l'87 di rigori è una delle cose che mi ha soddisfatto di più, perché è un rigorista e può sempre servire una squadra. Batte bene anche le punizioni, quindi non penso ci sia altro da dire per il tiro e passiamo al secondo pro. Secondo pro di Arnautovic ragazzi, il passaggio. Passaggio che si traduce con un 83 di passaggio sulla carta, un 85 di visione, un 89 di cross, un 85 di passaggi corti e un 67 di passaggi lunghi. Passaggi lunghi che mi hanno stupito ragazzi, perché rispecchiano più un 81-82 di passaggi lunghi, mentre sulle statistiche possiamo leggere benissimo che ha solamente 67. Per quanto riguarda gli altri tipi di passaggio, il cross e la visione, non ho niente da dire perché sono semplicemente perfetti ragazzi. La visione è qualcosa di incredibile, il cross è perfetto, un 89 di cross è perfetto e si scambia benissimo il pallone con i suoi compagni grazie all'85 di passaggi corti. Terzo pro di Arnautovic ragazzi, il dribbling che si presenta con un 84 sulla carta, un 79 di agilità, un 59 di bilanciamento, un 76 di reazione, un 87 di controllo palla, un 87 di dribbling in game, il tutto accoppiato con le 4 stelle skill. E il quarto pro, che è appunto il fisico ragazzi, fisico che si presenta con un 83 sulla carta, un 74 di salto, un 74 di stamina e un 89 di forza fisica e anche un 79 di aggressione, il tutto accoppiato con i suoi centimetri che ragazzi sono tanti. Lui è bello alto, è 1,92 m e se accoppiamo il dribbling a questo fisico ragazzi, non dico che esce fuori, non voglio fare i paragoni abnormi con un certo Zlatan, però possiamo dire che è un mini Zlatan Ibrahimovic, perché dribbla benissimo, si dribbla perfettamente quasi, se non fosse per le 4 stelle skill che sono ottime per carità di Dio, però comunque non sono come un giocatore che ne ha 5. E il suo fisico ragazzi, perché è una branda, è un carro armato ragazzi, è un carro armato. Eccoci qui alla grafica di pro e contro ragazzi. I pro sono fisico, dribbling, tiro, passaggio e prezzo, e il suo unico contro è la velocità. Voto finale 8,5. È un giocatore che vi consiglio tantissimo, veramente veramente forte.
E niente ragazzi, la review è finita, io vi invito a lasciare un bel like sotto questo video e a iscrivervi al canale. Noi ci sentiamo in un prossimo video, bella ragazzi.